Siano lodati Gesù e Maria. Allora, do il mio benvenuto a tutti quanti i ragazzi e alle loro famiglie che, per grazia del Signore, li ringrazio. Vedo alquanto numerosi. Io, scusatemi se scendo, però è meglio che ci guardiamo almeno un pochino in faccia per quanto possibile, insomma, perché già stiamo vivendo tempi un pochino complicati, quindi penso che almeno un minimo di contatto visivo possa farci bene anche per seguire meglio. Allora, oggi è un giorno importante perché comincia per noi questo tempo. Io ho parlato con i genitori, sono contento che spero stiano capendo il senso di quello che la nostra Chiesa sta cercando di fare con voi, ce lo siamo detti. Oggi è un tempo in cui per molti, ecco, speriamo non per tutti, proprio il senso della fede, il senso della presenza del Signore è un pochino andato perdendosi. Per cui, secondo lo stile evangelico, il Signore non obbliga nessuno, il Signore invita. C'è una bellissima canzone, lo dico ai genitori giovani e anche ai ragazzi, andatela a cercare su YouTube o online, si chiama Betlemme, molto adatta al tempo di avvento. È una canzone di un gruppo che si chiamano i The Sun. Li conoscete? Qualcuno ha mai sentito parlare dei The Sun? Alzi la mano chi ne ha mai sentito parlare dei The Sun? Ok, questi erano dei ragazzi che facevano musica rock punk. Conoscete la musica rock punk? Rock dura, cantavano in inglese, chitarravano. E a un certo punto hanno avuto una bellissima, soprattutto il mio amico Francesco Lorenzi, che è il cantante, il leader, una grandissima esperienza di conversione, di ritorno al Signore, avvenuta come avvengono le vere conversioni, quindi nella libertà. Ha avuto un invito, si è mosso, e poi lui racconta la sua esperienza, secondando questo invito ha cominciato un cammino che poi lo ha portato delicatamente, dolcemente, a riabbracciare fino in fondo la vita cristiana, capite? Ma senza strattoni, senza sforzi, senza obblighi, senza ricatti. Oggi comincia l'Avvento, adesso ne parleremo, no? Sapete che l'Avvento è il tempo che serve a prepararci a cosa? Al Natale, quindi alla venuta di Gesù. Vedremo che non è soltanto questo qui, no? Vi faccio una domanda. Ma il fatto che Dio, vi rendete conto di chi è Dio? Sarà una cosa grande Dio? Sì o no? Quando uno pensa a Dio, sarà una cosa grossa o una cosa piccola? È una cosa grossa. E com'è possibile che Dio si fa un bambino piccolo, piccolo piccolo? Aspetta un po'. Qui abbiamo il presepe perpetuo. Facciamo un pochino di cose. Guardate un po'. Guardatemi bene, guardatelo un po' bene. Questo qui, questo qui. Ci siamo? Ma questo è Dio secondo voi? Chi è che ha detto di no? È Dio sì o no? Ma non vi pare un po' strano che Dio si fa così? Non è un po' strano? No, non è strano. Accicchia, oh. Ma lo sapete che dicono che in paradiso quando Dio si muove, tutti gli angeli del cielo, San Michele, stanno tutti prostrati in ginocchio, in adorazione, tutti quanti tremano davanti alla gloria e alla grandezza di Dio. Certo, lo amano anche tantissimo, Dio non è una cosa che fa paura, è una cosa bella, però insomma è un po' più grande di noi. Questo è Dio? Capite? Gesù oggi, nelle prime parole del Vangelo, ci ha detto fate attenzione. Quindi fate attenzione vuol dire fatevi attenti, pensate, lo dico anche ai grandi, noi ce lo dobbiamo pensare, perché non possiamo, capite, anche andare a messa a Natale, così tanto, sapete, quest'anno ci stanno tutte le questioni, la faremo sta messa di mezzanotte, la famo alle 8, alle 9, alle 10, ma non possiamo andare a messa a Natale così, e ci scivola addosso. Io che sono prete, io ogni anno mi metto davanti a sto benedetto presepe e dico, ma questo è il mio Dio, colui per cui io ho dato la vita. Io ho dato la vita per il Signore, la mia gioia più grande è che qualcuno lo possa incontrare. Ma questo è Dio? Perché si è fatto così, secondo voi, Dio? Sapete che il bambino è proprio l'immagine della persona che o la accogli oppure rimane abbandonata. Ma un bambino non ti può neanche chiedere aiuto quando è piccolo piccolo, perché non parla. O lo prendi e te ne prendi cura e lo accogli liberamente oppure lo lasci lì.
Allora, capite lo stile che ha voluto avere il nostro Signore? Nostro Signore non vuole persone forzate. Quando io ho spiegato agli adulti, è meglio che la dico qualcosa perché mi è già arrivata qualche informazione non passata perfettamente. Quello che ha fatto la nostra Chiesa non vuole mettere cappi al collo né obblighi a nessuno, perché capite, cioè stare con il Signore non è una cosa che tu devi dire: ah, adesso Don Leonardo ha detto che dobbiamo andare tutti a messa la domenica, se no alle 11 poi guai a chi si muove, perché se no chissà che succede. Io non ho detto questo, assolutamente non è questo il senso. Cioè la nostra Chiesa, che io qui nel piccolo come parroco rappresento il vescovo e tutta la comunità ecclesiale pontina, tutti i miei confratelli nel sacerdozio fanno la stessa cosa, intendono dare una possibilità ai ragazzi, alle famiglie, di scoprire o riscoprire che vivere con il Signore è la cosa più bella che esiste al mondo, capito? Il terzo comandamento, per quanto mi riguarda, cioè l'obbligo di andare a messa la domenica, non dovrebbe neanche esistere, con tutto il rispetto per l'Altissimo che mi capisce il senso in cui lo dico, perché questa dovrebbe essere la cosa più bella che esiste al mondo. Cioè una persona è cristiana quando a messa ci va volentieri, non perché è obbligata. Se ci va perché è obbligata, c'è qualcosa che non funziona, capito? Io questo ve lo dico per esperienza, perché io da quando sono sacerdote non lo dico per vantarmi, capite? Io non sono mai stato un giorno senza celebrare la messa, ma sapete che per un prete, c'è Don Pierpaolo lì in fondo che pure, lui, sapete, lui conosce tutto della legge della Chiesa, lui è un canonista e mi ricorda sempre tutte le regole, è bravissimo. Celebrare la messa non è obbligatorio. Sapete che non è obbligatorio? Io non sono obbligato a celebrare la messa tutti i giorni, non è obbligatorio, non faccio peccato se non celebro la messa. Ma io senza celebrare la messa, io non posso celebrare la messa, ma a me viene infarto, capite? Perché per me una giornata senza messa è peggio che una giornata senza il sole, non lo faccio, capite? Perché è una cosa bella. Se non ho ancora capito che è una cosa bella, quindi se la santa messa è obbligatorio. Tocca andare a messa, andiamo a messa. Arriva Natale, ma ci andremo a messa almeno a Natale. Andiamo a messa almeno a Natale, insomma, che se no mi pare brutto. Perché, capite, non è una cosa, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona a livello di fede. Allora, il tempo che viviamo, ma anche il tempo di avvento che la Chiesa ci deve vivere ogni anno durante questo tempo, che cos'è? È un'occasione per riscoprire, perché chi non ama il Signore è perché non lo conosce, solo per questo. Perché se lo conosci non lo puoi non amare, perché Gesù è l'amore stesso. Secondo voi è possibile non amare l'amore se noi abbiamo una persona che vuole solo il nostro bene, si muove solo per il nostro bene, ci dice soltanto cose belle, cose utili, cose sante, ci dà tutto quello che è necessario, pure il superfluo, sta dalla parte nostra, è pronto a dare la vita, muoio io al posto tuo purché tu stia bene. Ma è possibile non stare bene con una persona di questo genere? È possibile, no? È quello che tutti quanti cerchiamo. Se non lo viviamo è perché ancora non lo abbiamo scoperto. Se non lo abbiamo scoperto, abbiamo bisogno di un percorso in cui piano piano, gradualmente, perché poi con il Signore, quando uno apre una porticina così, a tutto il resto ci pensa Lui. Basta, come successe con Abramo, partire, quindi mettersi in cammino e poi non fermarsi chiaramente alla prima buca e al primo ostacolo. Partire e camminare, il resto viene da sé. Il senso del cammino che la Chiesa ci fa fare durante l'Avvento, avete visto che oggi una nostra sorellina ha acceso una candelina, vedete che lì ci sono quattro candeline, alzate la mano, chi di voi sa che cos'è quella cosa, come si chiama quella cosa che sta vicino al Sacro Cuore di Gesù? Alzate la mano, che tanto non mi arrabbio. Chi di voi sa come si chiama, che cos'è e a che serve questa cosa? Alzi la mano. Dimmi. È quello là che si attacca alla porta a Natale. È quello là che si attacca alla porta a Natale, diciamo che fuoco, ok? Non è proprio fuochino. Allora, questa si chiama la corona di... Chi è? Qui. Che dite voi? Che cos'è quella cosa lì? Ogni domenica, da quando inizia l'avvento, ogni domenica si accende una bandiera. Non te posso portare il microfono, se no mi arrestano che ci comunichiamo le poltergeist, come si chiamano qua. Però lui ha detto, dice, si accende ogni domenica fino a Natale, che ci ricorda che l'avvento cammina. Infatti ci sono quattro candeline,
perché le domeniche d'avvento sono quattro, c'è la prima che è oggi, poi c'è il 6 dicembre, poi c'è il 13 dicembre e poi c'è il 20 dicembre, quattro domeniche, e poi ci sarà il Natale. Vedrete che ogni domenica c'è un tema. Questa domenica il Signore ci ha detto: fate attenzione e state svegli, non dormite. Capito? Non dormite, perché quando il Signore viene dobbiamo starci con la capa, dicono a Napoli. Dobbiamo stare attenti, cercare di farci attenti a delle cose che ordinariamente non notiamo. E allora si accende la prima candelina, la seconda, quella si chiama la corona d'avvento. Allora, io sono contento, quindi vi auguro, chiuso, un santo avvento con questo spirito. Apriamo il cuore al Signore, perché forse, ripeto, molti di noi non conoscono bene chi è, non sanno bene chi è. Non, la cosa seria su queste cose è che non dobbiamo, come dire, perdere le chance che il Signore ci dona per incontrarlo, capite? Adesso questo è un tempo favorevole, doppiamente favorevole, questo percorso che ha iniziato la diocesi e questo tempo che si apre. Adesso arrivano tante grazie. Ecco, io spero che per voi possa essere un tempo bello e che possiate comprendere come vivere vicini a Gesù e alla Chiesa, che non è una cosa strana la Chiesa, capite? Guardatevi intorno, capite? Qui dentro, io sono un po' retto, se fossi un vescovo sarebbe meglio, insomma, però un po' prete, diciamo, quasi, d'accordo, ma qui dentro quello che la Chiesa è, rappresenta e significa, c'è già rappresentata. Perché l'essenza della Chiesa non sono tutte tante le cose astruse, come dicono il Vaticano, chi lo sa che succede, la comunità dei discepoli di Cristo, le famiglie, i fedeli laici, chi ha il compito di guidare la comunità e di amministrare i sacramenti, questa è la Chiesa, d'accordo? E tutti quanti volti verso l'unico Maestro che ci nutre con la sua parola e ci soprattutto dà la vita eterna attraverso i sacramenti, la Santa Messa che stiamo celebrando e l'Eucaristia, la confessione, tutto quello che vedremo, andremo a vedere insieme. Vi auguro quindi un santo avvento e un santo cammino, però mi raccomando, camminate sentendovi liberi, cioè per noi seguire il Signore non è un onere, quindi un obbligo, un peso, un pensum, ma è un onore, una gioia, un piacere, una cosa bella, una prospettiva che si apre alla nostra vita. Questo è anche il senso del cammino che ogni anno la Chiesa ci fa fare in questo tempo. Siano lodati Gesù e Maria.